Nel vespro di una notte veneta, vagabondo per impervie vie, dall'animo vessato mi presento a Vossignorie. Valevolmente un vano tempo vivetti, d'indole sentimentale, ma pur sempre vanesia. A molti uomini invano credetti e vessilli d'amor, più nulla, dico il vero, da lì in poi vedetti. Passai da tempi romantici a benefiche epoche vittoriane, così cupe, vermigli e decadenti, che le preoccupazioni odierne si ben paron vane. Oggi in queste vestigie v'appaio e porto con me un emblema del tempo vanaglorioso, in cui l'apparir venusiano era sì ben noioso. Veniali peccati di vanità, voi direte, vacui mezzi di seduzione. Odo le voci, risate e vaniloqui, ove un tempo erano elogi. Ebbene or ora io a voi mostrerò in vero valenti prodotti d'erudizione, poiché dati i tempi deludenti, che il fuoco sia sempre vivo nelle vostre menti, che esse si trasformino in vividi e variopinti affreschi. Signori e signore, ecco a voi i vampireschi. Cari e care, benvenuti in questo nuovo video. Sono felicissima di presentarvi la mia terza uscita in collaborazione con CosmiFy. Trattasi di 10 rossetti perfetti per l'autunno-inverno e si chiamano i vampireschi. Ho voluto proiettare un'altra delle mie anime su questa mia uscita, quindi spero davvero tantissimo che vi piaccia. Come potete notare, il pack è molto simile a quello dei bucolici, cambiano solo i colori e comunque la formulazione rimane la stessa, nonché sono arricchiti con olio di ricino bio, olio di argan bio e ho aggiunto anche un ingrediente perfetto per Halloween, che è l'olio di zucca bio. Mi sembrava davvero coerente. Ma passando al pack, possiamo notare che naturalmente cambia il nome del rossetto, ma non cambia il nome della collezione, scusate, ma non cambia il pack di per sé, perché è sempre trasparente con tutte le diciture del caso, con tutti i bollini come la dicitura vegan, ok, il fatto che siano nickel tested e naturalmente non testati sugli animali. Nickel tested è una cosa che ho voluto per tutti i miei cosmetici in quanto la ritengo abbastanza importante. Come potete notare, appunto, il tappo è rosso sangue, in quanto richiama naturalmente i vampiri, e c'è sempre la mia E gotica sul top appunto del rossetto, e l'oro rosa è ciò che caratterizza il pack. Mi piace moltissimo e sotto trovate naturalmente come sempre il numero e il nome del rossetto. Passando alle nuance, i colori sono molto dark, molto autunnali, molto invernali, però come sempre ho voluto inserire sia qualche colore pazzerello che i nude, sempre presenti per tutti i gusti tra l'altro, quindi c'è sempre un nude più caldo, un nude più freddo e un nude più rosato e scuro, perché credo che siano sempre molto importanti per una collezione di rossetti. Io vi lascio, cari e care, alla loro applicazione, che vi faccio vedere essere molto semplice come quella dei bucolici. La formula è stata anche rivisitata, quindi dovrebbero essere davvero rasentanti la perfezione, e nulla, a me piace che il rossetto si possa mettere anche per la strada, quindi fatemi assolutamente sapere che cosa ne pensate poi tramite i commenti. Li trovate disponibili al link nel mio info box, e grazie a tutti voi perché avete davvero amato le mie collezioni precedenti e io sono stata felicissima di ciò. Vi lascio, rilassatevi e fatemi sapere che cosa ne pensate poi dei colori e qual è il vostro preferito. Ciao a tutti, cari e care. Bye!